No. Orecchie. Stanotte amore non ho più pensato a te. Orecchie. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Orecchiette! Ma dove trovo adesso le orecchiette? Ma certo, a Bari Vecchia ad Annunzia, la regina delle orecchiette. Vado! Gira nello spazio senza te. Ma che bello! È tutto per me. Eppure non avevo avvisato nessuno che sarei venuta qua. Signore belle, grazie di questa accoglienza calorosa. Ma voi siete qui per me? No, per San Nicola, non per lei. Ah, ma io sono qui per le orecchiette. Cioè, anche voi okay. Cercate Nunzia. Le bettole. Le bettole. Con la B. Brucia. Buona però. Ma dove posso trovare Nunzia e le orecchiette? Ah, guarda. È un po' complicato spiegarlo di qui. Devi andare dritto, poi girare a destra. E andare verso la basilica. Ah, ok. Dopodiché andrai verso la cattedrale. Dopo che arrivi alla cattedrale andrai verso il castello Svevo. Di fronte al castello Svevo troverai Arcbasso. Arcobasso è in dialetto barese. Ah, ok. Percorrerai quella strada e vedrai subito Nunzia. Mazza, che buone ste cose. È buona Antonella. Sempre uguale. Caspita, le orecchiette! Antonella, io ti aspetto. Che bello! Antonella, complimenti! Ciao! Ciao, le belle Wanied, che sarebbe tradotto amatissime girls. Yeah. Che gioia, che divertimento, che follia! Ecco. Song a Bar! Sì, ma che ci fai a Bari vestita così? Famosissima. Ma io mi vesto sempre elegante, girls. Ah, va Sapete bene, che okay. ci tengo particolarmente. Va bene. Ecco, benissimo. Bene. Sono nella via delle strascinate, che tradotto vorrebbe dire la via delle orecchiette. Ecco. E dopo 3 giorni di gozzoviglie inconcepibili, dove mi sono pappata l'abbiamo qualsiasi vista, sai? Cosa. Ho l'avete visto? Ho finalmente raggiunto la meta. Ado arriva che pianta che zip! Che vuol dire? Che vorrebbe dire? Dove arrivo pianto il bastoncino. Bene, e dove arrivi? Non dite che urlo, perché qui l'espressività fondamentale sono le urla! E io finalmente ho raggiunto la meta! Oh. Signora bella, la nostra Nunzia! Buonasera, benvenuta! Buongiorno Nunzia! La stanno salutando. Ah, c'hai l'auricolare, Nunzia, sì. Quindi le senti le belle Wanied. Ma Nunzia, io so che tu sei the queen of orecchiette e sei famosa in tutto il mondo. Che qui tutte le belle donne di Bari impassano e fanno migliaia di orecchiette, ma tu in particolare sei in giro per il mondo, addirittura sei stata invitata a fare le orecchiette dal figlio dell'uomo più ricco dell'India, un certo Ananda Ambani, per la festa prematrimoniale con una certa Radhika qualcos'altro. Ma come caspita è possibile che ti ha invitato sto qui? Perché ha saputo che io trombo sempre, quindi trombando sono arrivata in India. Ma che dite? Le girls non hanno fatto una piega. No, siamo rimaste senza parole. Sta per? Che dici? Esatto. Perché qui a Bari non si dice impastare, si dice trombare la massa, le orecchiette. L'arrivo si sposa il 6 luglio. 16. Che, no, 16 l'indiano, Simo il 6. Allora, il 6 luglio si auguri, sposa. Auguri, Simone, auguri, tanti auguri. Saperlo. A te, era a Giovanni. Ancora non grazie, saperlo, signora Nunzia. Allora, Simona, se vuoi posso venire anche al tuo matrimonio, sì, mi inviti, ti faccio un pittare. Sì, Nunzia, sei la benvenuta, grazie. Per tutti i festeggiamenti.
Mi sono autoinvitata, se vuoi ci sono. Che si portino le orecchiette! Noi le facciamo! Wow!